esauriente, conferenza esauriente che ha relata, che ha fatto sui diritti, e tra l'altro sulla questione dei diritti, dopo l'introduzione filosofica di Anna, ci sarà nell'autunno la possibilità di continuare a riflettere, perché veramente quando parliamo di quello che è l'Europa, quello che è scritto, la Carta dei diritti, giustamente Anna si è rifatta a quella, è qualcosa che appunto è scritto e che è lì, ai quali evidentemente poi io vorrei fare un riferimento nel disegnarsi, insomma, nel fare la fotografia di se stessi. Bene, nell'autunno è previsto un altro incontro e sarà Elena Pasciotti che verrà e ci parlerà della Carta dei diritti, appunto lei è tra coloro che poi hanno scritto, insomma, questa carta, quindi avremo modo di approfondirla da un altro punto di vista più direttamente giuridico, come diciamo, c'è fatto l'introduzione teorica e filosofica, ma molto chiaro, direi. Domande, riflessioni? Funziona, funziona, fuori funziona. Pensavo a una comparazione con le politiche per l'ambiente,
le politiche per l'ambiente hanno acquisito rilevanza a livello europeo in seguito a un dibattito internazionale molto acceso. Mi chiedevo se non bisogna aspettare un dibattito del genere anche per quanto riguarda il sesso, appunto, uomini e donne, e perché queste politiche acquisiscono rilevanza a livello europeo. In particolare rispetto a quello che lei diceva stasera,
sono tre i punti che mi hanno colpito. In primo luogo la questione delle minoranze, infatti si notano sia nel nostro paese che anche in altri paesi come ad esempio la Francia o l'Est Europa, dei conflitti tra la popolazione maggioritaria e le minoranze che sono o immigrati o sono già sul territorio come in Ungheria ad esempio. E io penso che la dimensione europea possa neutralizzare un po' queste problematiche, visto che a quel punto saremo tutti minoranze. Per una volta anche, non so, in Veneto si sentiranno, proveranno l'emozione di sentirsi minoranza in un'entità più larga. Il secondo elemento invece è quello della religione, dove anche lì oggi vediamo che in molti stati europei si verificano dei grossi problemi. Anche una volta l'Ungheria è un esempio, ma per rimanere in casa nostra basta vedere che uso si fa della religione in Italia, i partiti che la propongono come motivo per essere votati e poi quello che fanno veramente. Quindi anche in questo caso mi auguro che la dimensione europea sia possa neutralizzare il concetto di religione di Stato, che come vediamo porta molti più danni rispetto ai benefici, soprattutto qui da noi. Sono invece più scettico sulla questione dei diritti sociali, dove a me pare che il Trattato di Lisbona sia piuttosto votato a una concezione liberale e che invece in questo caso noi avremmo qualcosa da perderci, visto che la nostra Costituzione a me sembra molto più avanzata del Trattato di Lisbona sui diritti sociali. E volevo sapere su questi tre punti cosa ne pensa. Non ci sono su altre domande nell'immediato, ma provo a rispondere a queste sollecitazioni. Dunque, la questione della privacy. La privacy è una questione un po' controversa, no? Perché va anche detto che talvolta è stata richiamata per evitare di, come dire, intervenire e mettere le mani in contesti, nel contesto appunto privato dove non si voleva intervenire. Ci sono alcune studiose che appunto più volte studiata nordamericana che ha mostrato il carattere appunto ambivalente del richiamo alla privacy, anche da parte della giurisprudenza, in quel caso della Corte Suprema. Io credo però che la Carta, da questo punto di vista, dice una cosa molto precisa e che è duplice, perché da una parte individua il diritto dell'individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano e dall'altra però individua anche il diritto dell'individuo di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Questo credo che sia un aspetto importante da sottolineare, perché questa duplice declinazione ripropone una concezione negativa della privacy come se spazio da mantenere appunto non visibile, no? Lo spazio appunto che appartiene all'individuo in cui l'istituzione, lo Stato, l'Unione non deve intervenire, ma dall'altra anche invece la possibilità per l'individuo di intervenire e di chiedere conto sui dati che lo riguardano. La mia personale opinione, però, insomma, direi una bugia se dicessi che ho presente la giurisprudenza della Corte su questo tema, insomma è un tema su cui alcuni studiosi insomma hanno dedicato anni di lavoro, però io, la mia personale opinione è che il diritto alla privacy debba fare riferimento in ultima istanza alla volontà dell'individuo e questa non deve essere messa in discussione, cioè ad eccezione dei dati minimali che riguardano la nostra identificazione necessaria all'interno della comunità pubblica, tutto il resto, compreso il diritto all'oblio in alcuni contesti, appunto gli esempi che lei faceva, è un diritto individuale che ha l'individuo, che deve esercitare l'individuo come sovrano assoluto.
se noi cominciamo a creare, diciamo, delle incertezze su questo piano, io credo che un sano pessimismo proprio istituzionale, in questo il liberalismo tradizionale, che a me non piace molto, no? Perché avete capito che insomma sono più, come dire, la mia simpatia va verso appunto una concezione di cittadinanza inclusiva dei diritti sociali e così via, però da questo punto di vista la tradizione liberale che ha da sempre, da Hobbes in poi, insomma, pensato a questa libertà come libertà negativa dell'individuo da preservare rispetto allo strapotere, no? Al rischio di strapotere dello Stato, dell'istituzione culturale, politica, ecco, questo sia un punto fondamentale su cui il diritto alla privacy, rispetto al quale insomma il diritto alla privacy non può prevedere nessuna deroga, quindi massima soggettività e sovranità direi dell'individuo rispetto all'uso dei dati, oltre a quelli ovviamente minimi che riguardano la necessità di condividere appunto nella trasparenza un'appartenenza a uno Stato o a un'istituzione sovranazionale, come nel caso dell'Unione Europea. Quindi ecco, da questo punto di vista la libertà negativa è effettivamente un qualcosa che dobbiamo richiamare e sottolineare come qualcosa di importante. Allora, la domanda sull'equidistanza, non so se ho capito molto bene, però la questione qui non è quella, io ho sottolineato questo aspetto dell'orientamento perché mi sembra più rispondente rispetto alle scelte che fanno molti ragazzi e molte ragazze, no? Ognuno può avere la propria concezione di orientamento, l'orientamento sessuale può essere elettivo, può cambiare nel corso della vita, può dire che invece in alcuni casi, anzi probabilmente anche la medicina dice che in alcuni casi l'orientamento sessuale è legato a una dimensione biologica, no? Però qui la questione non è tanto come noi concepiamo l'eterosessualità o l'omosessualità, la questione è se noi pensiamo che questo si attenda ad una libera scelta dell'individuo che non deve essere oggetto di discriminazione. Cioè, qui la questione è, io, giovane postino omosessuale, devo essere tutelato nella mia scelta e quindi devo avere, come dire, una costituzione, una legge, una carta che mi tutela nel caso in cui io venga discriminato, ad esempio, in una progressione di carriera, per questa ragione, questo è il punto. Questo non implica che tutti debbano condividere la stessa interpretazione rispetto all'orientamento sessuale, fondamento dell'orientamento sessuale, né debbano praticare nella loro esperienza determinate scelte. Però ecco, soluzione migliore, diciamo, al fatto che la mia concezione, la mia idea, la mia scelta ha una piena legittimità tanto quanto un'altra scelta e quindi lo spazio pubblico, nel senso delle leggi, dovrebbero garantire che tutti i cittadini vivano liberamente questa dimensione, ecco, io faccio fatica a trovare, no, un'altra soluzione possibile a questo. Questa dimensione e a questa situazione. E quindi ecco, l'equidistanza sta in questo. Ora devo dire, la carta non è così, perché poi l'Unione è molto ambigua su alcune cose. Allora, c'era un articolo che io non ho richiamato, ma lo faccio ora perché è utile per capire appunto questa ambiguità. L'articolo 9 definisce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia come due diritti distinti, no? La carta non dà mai una definizione, per esempio, di famiglia, di cosa è famiglia. Sapete che nella nostra Costituzione, l'articolo 29, definisce la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio, quindi la legislazione italiana è una legislazione diversa da questa, e questa è anche la ragione, o a torto la ragione, ognuno ha la sua convinzione, per cui in Italia, quando si è discusso appunto di riconoscere attraverso una legge che era quasi andata per l'approvazione, no? La legge sul Dico, che tra l'altro era stata proposta e sostenuta da sia componenti laiche che componenti cattoliche. Rosmini è stata una delle, tra l'altro è molto bello la parte dell'intervista che Rosmini ha fatto, pubblicata dalla Terza, in cui lei racconta anche il suo movimento interiore che ha vissuto in quel contesto da cattolico, no? E rispetto ad una legge di questo, alla definizione di una legge appunto come quella di Dico, che però non riguardava i corpi omosessuali, ma solo i diritti relativi alle coppie di fatto. Ecco, però la carta che cosa dice? Ma non poteva far diversamente, perché non poteva dare una definizione sostantiva di famiglia, perché in Europa c'è l'Italia, ma c'è anche la Spagna, c'è l'Olanda, c'è la Francia, c'è la Germania, che hanno da questo punto di vista legislazioni diverse. E allora gli estensori di questo documento hanno preferito collocarsi a quel livello appunto alto, però dicendo subito dopo, questa è la prevalenza, il diritto di sposarsi e il diritto di costruire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che disciplinano l'esercizio. Quindi in qualche modo l'unione si attesta a quel livello alto che comprende una pluralità di legislazioni in merito, una pluralità di concezioni di famiglia in merito, però poi delega alle leggi nazionali che disciplinano appunto l'esercizio in questa materia. Quindi in qualche modo esce viva da questa, no? Ma questa è anche un po' però la caratteristica appunto dell'Unione, che in quanto istituzione sovranazionale fatta di tanti stati che hanno una loro tradizione, una loro cultura, delle differenze radicali, deve tenere insieme questa diversità. Weiler dice, Joseph Weiler, che è uno dei massimi diciamo costituzionalisti che hanno studiato l'Unione Europea, dice la bellezza dell'Unione è proprio questa, insomma, no? È questa diversità e la capacità di fare politiche comuni mantenendo questa diversità. E questa è un po' la scommessa la scommessa storica anche dell'Unione Europea rispetto anche a molti altri contesti di unicità anche dell'Unione rispetto ad altre istituzioni. Quindi l'equidistanza in questo senso, nel senso che l'istituzione pubblica dovrebbe lasciare la questione appunto della bontà, cioè del buono e del male morali da parte e ragionare in termini non di moralità ma in termini di giustizia. Come dicevo prima, per essere un buon cittadino non è necessario condividere la stessa dimensione di fede. Almeno credo, penso che insomma questo sia un criterio di uguaglianza fra i cittadini, fra gli uomini e le donne che vivono in un contesto pubblico. E sulle politiche di genere, che appunto ha detto molto bene la professoressa Laschi, in realtà l'Unione Europea ha già molto fatto in termini appunto di politiche, e molto è venuto proprio da quell'esperienza del mondo europeo. Su questo sono l'incentivo, diciamo, è venuto proprio di lì, da quei paesi che hanno sistemi forti di welfare, quindi diritti sociali estremamente garantiti. Questo ha agevolato la presenza delle donne nel mercato del lavoro, ha agevolato una condivisione del lavoro di cura tra i generi all'interno della famiglia e quindi appunto, è auspicabile che... C'è tra l'altro un articolo che riguarda le questioni ambientali anche della carta, però è molto, devo dire, non mi ricordo che ritrovo, 34, però è molto debole, perché in realtà non parla di un diritto all'ambiente come diritto soggettivo, ma parla di una... l'Unione si impegna a rispettare, a garantire un ambiente salutare, insomma un livello alto di salute per quanto riguarda le condizioni.
condizioni ambientali, quindi è una formulazione, insomma, quelle formulazioni tipiche dell'Unione Europea a volte sono un po' ambigue. E appunto sulle cose che diceva Giuliana, appunto la Laschi sono d'accordo, no? I diritti positivi, la disabilità. Per esempio questa questione della giustizia sociale, ma parlare di giustizia sociale, fa la sua differenza. Mi sembra che nel Trattato di Lisbona ci sia separata l'espressione appunto di giustizia sociale. Questo è un tema su cui davvero le tradizioni laiche, anche le tradizioni appunto socialista, no? Sono le socialdemocratiche europee, si incontra con la tradizione cristiana e anche con la tradizione cattolica. Parlare di giustizia sociale è molto più impegnativo che parlare semplicemente di giustizia. La giustizia appunto è quell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. La giustizia sociale vuol dire che noi ci occupiamo anche non solo di dire che gli uomini e le donne sono tutti uguali, ma di andare anche a vedere se effettivamente gli uomini e le donne sono tutti uguali e di fare qualcosa affinché questi, come dire, gli individui siano davvero uguali, facendo politiche per la lotta alla povertà, facendo politiche di redistribuzione laddove servono. Ecco, io credo che su questi temi davvero le radici dell'Europa possano incontrare le diverse culture, più che su una definizione in termini espliciti, no? Come la si voleva, qualcuno appunto che ha sostenuto nel preambolo della carta il richiamo esplicito alle radici cristiane, che poteva essere un elemento di divisione, no? Infatti lo è stato un elemento di divisione, questa dicitura non c'è. Allora, più che come dire, dividersi su una dicitura come questa, io penso che sarebbe molto più utile invece incontrarsi sulla definizione di questione di sostanza, come appunto parlare di giustizia sociale, parlare di diritti sociali. Ecco, dobbiamo cercare, come dire, di trovare un terreno di sovrapposizione, di coincidenza tra le diverse tradizioni. Tant'è vero che, e questo mi sembra giusto anche ricordarlo, non c'era poi uno schieramento cattolico, uno schieramento laico rispetto al tema, alla questione, perché io, per esempio, il mio collega di diritto costituzionale, Mario Rossi, che è un docente di diritto costituzionale di formazione cattolica, da cui peraltro ha anche preso l'ultima definizione della città che presenta in quel libro che io ho curato, si è dichiarato per esempio non favorevole al riconoscimento esplicito delle radici cristiane, ma anche invece ha il riconoscimento più impegnativo per l'Unione di concetti appunto come quello di diritto sociale o appunto i vari diritti sociali. L'ultimo intervento lo condivido, mi è piaciuta molto, devo dire, questa sua la definizione di tutti siamo minoranza, tutti noi possiamo essere minoranza nella nostra vita, nelle varie situazioni, nei vari contesti, no? Quindi l'idea di una tutela anche della diversità, di coloro che sono numericamente meno forti, che sono appunto è importante, no? E fa parte dell'identità dell'Unione Europea, non a caso nella condizionalità dei criteri di Copenaghen, nella parte relativa appunto alla componente, diciamo, giuridica dello Stato di diritto, c'era proprio una parte specifica relativa ai diritti delle minoranze. È una scommessa, appunto, una conquista storica, ma allo stesso tempo una scommessa, cioè l'identità. L'identità di un'istituzione non è soltanto la ricostruzione della memoria storica, no? E non è soltanto uno sguardo verso il passato, ma è anche proiezione verso il futuro, è anche progetto, no? Questa è una cosa su cui Cerutti insiste sempre, no? Nella definizione dell'identità politica. L'identità ha anche una funzione progettuale, una funzione rivolta al futuro. Quando Massimo Nozzeri disse: abbiamo fatto l'Italia, visto che ricorre il 150esimo, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, voleva dire appunto questo, cioè dobbiamo costruire questa identità che è qualcosa che ha appunto da venire. Vabbè, sulle queste altre questioni mi sembra che sui diritti sociali sono d'accordo con lei, certo, abbiamo da perderci, noi italiani abbiamo da perderci. È importante che l'Unione abbia detto solidarietà
come principio da includere, no, nel preambolo, però certamente se andiamo a vedere i diritti sociali che sono riconosciuti in questa carta, gli italiani hanno soltanto da prenderci per diventare, come dire, cittadini europei, non essendo più cittadini italiani, insomma la nostra Costituzione ha da un peso molto più importante, e questo forse è la strada, però questo è legato alla costruzione di un'Europa politica. Se non c'è un'Europa politica, se l'Europa resta, no, quello che è oggi dal punto di vista politico, è troppo sbilanciata verso il mercato, è troppo sbilanciata verso la dimensione, insomma, del mettere insieme i vari comparti della produzione, per poco unione politica. Ecco, più l'Europa sarà unione politica, più potremo pensare a dei diritti riconosciuti. Io tra l'altro spero nello spazio europeo agli individui, non solo ai cittadini dell'Unione, perché questo è un altro aspetto importante, no? Spesso nella carta si parla di individui, persone, cittadini. Gli individui non sono i cittadini, gli individui sono anche coloro che vengono da altri contesti e abitano questo spazio europeo. Allora almeno alcuni essenziali diritti sociali dovrebbero essere effettivamente riconosciuti anche a questo tipo di ospiti, che poi non sono ospiti, sono spesso, insomma, i nostri concittadini, no? Quindi accanto al diritto di visita e di ospitalità, il terzo articolo definitivo della pace perfetta, il diritto cosmopolitico, che con il tempo diventerà anche un diritto giuridico, anzi siamo ancora lontani, ma la via è quella. Volevo chiedere sul fatto di essere minoranza. Sì, sul fatto di essere minoranza. Cronache di questi giorni che l'Italia si ritrova volente o volente in un conflitto con un paese vicino, non dell'Unione Europea. Visto che sono vent'anni dalla prima guerra del Golfo e l'articolo 11 della Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e ammette una rinuncia della propria sovranità con altre istituzioni internazionali. Ecco, c'è un'istituzione internazionale che è precedente al 57 dell'Unione Europea, che è il Patto Atlantico, la NATO, che condiziona pesantemente la politica dell'Italia e degli altri paesi dell'Europa occidentale. È scomparso il Patto di Varsavia, ma la NATO continua ad esistere. Ecco, io come posso non farmi considerare un nemico da un iracheno, un afghano, un serbo, un libico, perché in quanto cittadino italiano, passaporto e anche dell'Unione Europea, mi ritrovo che questi governi sono subitanti alla politica di Washington. Poi io volevo dare una risposta a una persona che non c'è, che quindi non può replicare, ma io pure la volta scorsa non potevo replicare, perché era l'ultima dichiarazione. Il rappresentante della Chiesa olandese ha fatto una gravissima affermazione, ha detto che gli italiani non hanno dato nessun contributo, niente, ha usato la parola niente, all'Europa. È falso, non dico che l'abbia fatto intenzionalmente questa menzogna, è una bugia. Galileo Galilei era italiano, l'ispiratore del metodo scientifico, è nato in Italia, non in un paese protestante, Francia, Germania, che non è Francia. Cesare Beccaria, che ha proposto l'abolizione della pena di morte, dei delitti delle crimine, è italiano. E il primo Stato al mondo, non solo in Europa, a abolire la pena di morte, non è certo stato lo Stato Pontificio che l'ha abolito nel 1986 de iure, però è stato graducato in Toscana. Ecco, che allora questo signore, che non ha avuto la replica da parte del professor Russo, dovrebbe storicamente essere più informato prima di fare delle affermazioni così, così gravi. Io non c'è, non posso. Certo. Alla risposta che ha dato a Michele.
Michele, anche la domanda di Michele. Mi sto chiedendo così, perché mi sono un po' di confusione, qual è il livello, diciamo, di, oltre che di orientamento anche in positivo di questo trattato rispetto ai singoli paesi, perché ovviamente non può passare sopra quelle che sono le costituzioni di vari stati. Allora, io, così. La carta dei diritti. E mi sto chiedendo, no, parlo da profano, in senso. Però a questo punto, no, l'affermazione che ha fatto è che ci sono alcuni, diciamo così, aspetti per quanto riguarda i diritti sociali, dove praticamente c'è una maggior potere in Italia, no? Ma tutelare la nostra potere. Allora, che cos'è che prevale, che è predominante? La Costituzione dei singoli stati o la Carta dei diritti? Perché a questo punto, se dobbiamo costruire qualcosa, come facciamo a scegliere e a dare, dire, precedenza? L'altra considerazione è questa: se siamo tutti quanti, come di fatto lo siamo, cittadini europei, no? Mi verrebbe da dire, uno occorrerebbe che andasse, a seconda della tutela di certi diritti, in ogni nazione a pescare quello che viene maggiormente rispettato ed è più consono a quello che è il suo modo di essere, no? La propria visione di vita, il proprio senso, la propria filosofia, eccetera. Quindi avverto così una difficoltà di interpretazione, per capire un po' anche spesso come ci stiamo avendo. L'altra cosa, l'ultima, è quella sul discorso della laicità. Mi sembra che nel modo con cui è affermata, anche se lei l'ha negato, con cui è affermata come rispetto, sia più una scelta, più che una scelta, ma non scelta, ma quasi indifferenza, no? Per cui la domanda che mi è, prima ancora che lei facesse, le ho scritto qui parlando della laicità o indifferenza, mi ero posto come domanda. Perché a questo punto si rimane così un po'. Quali sono gli orientamenti anche etici, senza pensare al discorso religioso, senza pensare così in modo, però ci sono comunque dei comportamenti a cui dobbiamo in qualche modo rifarci. Mi accorgo in questo senso di essere, tra virgolette, tarato, no, dalla mia storia di credente, eccetera. Però se devo pensare a un uomo, devo pensare a quelli che sono, che so, i diritti significativi della persona, e vedo che c'è un cammino, no, in questo. Però è un cammino così contraddittorio, no? Mi trovo, per dire, senza punti di riferimento. Rimango così un po' perplesso, no? Di fronte a questa carta. Avrei il piacere di avere così qualche chiarimento, se è possibile, qualche rimozione di dubbi oppure qualche indicazione o pista di approfondimento. Grazie. Allora, per rispondere in maniera precisa alla prima domanda, ci vorrebbe un giurista. Io le posso dire che non è esattamente così, nel senso che già da tempo il diritto comunitario è prioritario sul diritto, sulle nostre costituzioni. C'è una regola di superiorità del diritto comunitario che è appunto quindi una fonte gerarchica superiore, e c'è anche un principio associato a questo dell'effetto diretto della decisione. Questo all'interno degli stati nazionali, quindi la Costituzione non è più sovrana nel senso in cui lo poteva essere prima che ci fosse l'Unione Europea, perché l'Unione ha ceduto, gli stati hanno ceduto una parte della loro sovranità, ovviamente in alcune materie, non in tutto, quindi ci sono molti ambiti in cui le Costituzioni restano sovrane, ma ci sono ambiti in cui invece se la Corte di Giustizia dice una cosa, gli stati devono fare quello che dice la Corte di Giustizia. È complicata questa cosa perché l'Unione è una geometria variabile, no? Sì, perché poi gli stati salva la Costituzione, ma fatta salva la Costituzione laddove non ci sia una contrapposizione, per cui nella questione dei diritti non fa salva la Costituzione, perché
se lì non è che parli di diritti che si contrappongono ai diritti nazionali, scegli un taglio per l'applicazione di questi diritti, cioè degli strumenti diversi per portare a quegli obiettivi che sono gli stessi diritti, quindi fai comunque salva la Costituzione, per cui la carta è solo. Poi una domanda. Sì, no, è la questione. Scusi, perché poi mi viene in mente un'altra cosa. Oh, c'è l'ultima sessione, l'ultimo ciclo che è tutto con i giuristi, quindi sono chiaramente storia, sono filosofa. A tutto il percorso che si è fatto, ha citato anche quelle che sono le nazioni che si avvicinano o che bussano, che chiedono di entrare nella fase. E quelle nazioni che sono già all'interno e che non rispettano questi principi, come sono sanzionate? E possono essere espulse? Sospese. Sì, e poi appunto è chiaro che c'è anche, cioè, non c'è una, come dire, un intervento dell'Unione nel senso tradizionale in cui lo Stato potrebbe intervenire, no? Attraverso l'uso della forza in qualche modo, il diritto penale, però c'è una, come dire, un riconoscimento implicito degli Stati che fanno parte dell'Unione Europea, i quali accettano anche le sanzioni quando ci sono le sanzioni. I parametri di Maastricht sono parametri che devono essere se tu per esempio pensi alla questione dei diritti, su quello c'è la sospensione e poi non si sa cosa, perché prima non è mai successo. L'esempio classico che si adopera sempre quando vinse il partito di Haider, il fu Haider, nelle prime elezioni lui si presentò con un programma razzista. Allora l'Unione sospese l'Austria perché se il governo Haider avesse portato sino in fondo quegli elementi razzisti, dato che c'era una questione di diritti di tutte le razze, indipendentemente dalle razze, eccetera, di cittadinanza in Europa, diciamo, l'Unione avrebbe potuto anche, se vuoi, farla recedere l'Austria, non si è imparato di quello che sarebbe successo, però è stato sospeso per 6 mesi e soltanto laddove non è stato applicato il programma in quella parte, l'Austria è stata riammessa. Quindi, cioè, come la condizionalità vale per l'esterno, vale anche per l'interno. In questo punto, ripeto, verso l'esterno ci sono un sacco di problemi, ma verso l'interno gli schemi sono molto rigidi. Ci sono alcune complessità e difficoltà con alcune regioni, alcune parti dei paesi che sono entrati negli anni 2004-2007, soprattutto riguardo al tema delle minoranze. Ci sono delle difficoltà ancora spaventose in quel senso. Però in generale il diritto dell'Unione, però soprattutto all'uguaglianza dei suoi cittadini, è applicato e come. Però naturalmente la Costituzione austriaca faceva salva la Costituzione austriaca, perché la Costituzione austriaca comunque prevede che non ci siano differenze tra i cittadini austriaci sulla base della razza, quindi diciamo quello era un programma politico che se fosse stato applicato avrebbe, diciamo, in qualche modo estromesso l'Austria. Quindi certo che c'è un'applicazione, naturalmente appunto non puoi mandare i carabinieri perché non c'è questo tipo di, ma puoi fare molto di più perché se la sospendi è anche forse più pesante, no? Quindi c'è un'applicazione. Sulla questione della laicità con indifferenza o come equidistanza, ecco, io ho fatto riferimento alla declinazione italiana che non è appunto indifferenza, non è indifferenza nel senso che, come? Perché però c'è una questione che, su cui probabilmente abbiamo, su cui almeno diciamo possiamo discutere, mi sembra di aver capito che il richiamo alla etichità possa andare in quella direzione. La tolleranza, la laicità prima che essere una dimensione istituzionale, è una dimensione individuale. Allora io mi chiedo, io credo che ognuno di noi deve fare uno sforzo per imparare a percepire anche una asimmetria fra le proprie condizioni e il modo in cui lo spazio pubblico è regolato. Cioè noi non possiamo pensare di vedere esattamente le proposte nella legislazione, per esempio, che regola le nostre questioni, esattamente
la nostra convinzione di vita, di morte, di famiglia, di, dobbiamo anche imparare a, appunto, a vivere questa, appunto, questo gap, questa asimmetria tra quelle che sono le nostre convinzioni e la legislazione dello Stato, che dovrebbe essere una legislazione inclusiva delle diverse modi, dei diversi modi di concepire. Cioè, se lo Stato garantisce la procreazione assistita eterologa, cioè fecondazione esterna alla famiglia, questo non vuol dire che tutti i cittadini devono praticare la, coloro che si scelgono di farsi di utilizzare i sistemi di fecondazione artificiale, devono fare una scelta della fecondazione eterologa. Dico una cosa su cui la Chiesa italiana si è espressa in modo contrario, infatti la nostra legge 40, non contempla questa possibilità. Io credo che una cosa è la propria esperienza personale di vita, l'altra cosa è una legge dello Stato che dovrebbe essere inclusiva della diversità di concepire, soprattutto quando si parla di materie così delicate come sono. Lo capisco che per un cattolico è molto difficile percepire questo. Non è su questo livello che pensavo. Allora, se non è questo non vuol dire indifferenza, no? Vuol dire che le religioni sono e i credenti sono una delle molte voci che nella discussione pubblica e quindi anche nella discussione politica attraverso i rappresentanti, diciamo nella sfera pubblica debole, quella dei mass media, delle discussioni, e nella sfera pubblica quella più pesante, quella insomma rappresentativa, quella politica, nella rappresentanza delle assemblee, i credenti sono i credenti dall'altro, perché poi questo nostro mondo italiano ed europeo diventa un mondo sempre più plurale in termini di appartenenza religiosa, no? E non è più, cioè la laicità anche oggi in Italia non la possiamo più pensare in termini di un confronto fra cattolici e non cattolici, ma dobbiamo pensare nei termini anche di una pluralità di religioni e anche credo nei termini di un apporto alla pubblica discussione dato dalle religioni, ma dato anche da coloro che non credono, dai valori di coloro che non credono, che non sono valori di secondo piano, minori. Ecco, allora capisco che è un terreno io sono convinta che è più facile per un laico accettare questo che per un credente. Cioè, è più facile per un laico sperimentare questa differenza rispetto alla pluralità, cioè ad una pluralità valoriale a cui possono ispirarsi le leggi dello Stato. Per un credente che ha un dovere anche di coerenza rispetto a le proprie convinzioni, i propri valori e la vita e forse anche la costruzione di uno spazio pubblico, è forse più difficile questo. Non lo so io. Non volevo mettere in discussione questo. La professora Lassi che mi conosce credo che me ne possa dare atto. Pensavo come credente all'importanza che ha il senso etico, proprio quando io penso all'etica, non penso solo in questo senso, io penso, possiamo pensare all'etica, in campo sociale, all'etica degli affari, possiamo pensare a qualcosa che non ha a che fare con la religione, perché altrimenti, è in questo senso che forse io percepivo così una debolezza, no? Non tanto, non solo nei confronti delle religioni. Ma io sono d'accordo con lei, cioè l'etica è proprio la giustizia. Quando io prima ho detto l'etica nel lavoro, l'etica nel rapporto, cioè, ma non è la morale, però la morale no. Appunto, ma io sono d'accordo con lei, assolutamente. Quando io dico a questo punto quando affrontiamo, si diamo dei criteri di comportamento, eccetera, non possiamo prescindere da
da visioni astratte e principi, da cosa vedono i principi, non so. Io l'ho detto prima, no? Sono tarato. L'uguaglianza, per esempio, parte dell'etica? Sì. Sì. Cioè, io dico, quando prima io ho distinto fra morale e giustizia, volevo appunto dire questo, cioè per essere dei buoni cittadini non è necessario condividere la stessa religione, cioè voglio dire che io posso contribuire allo Stato pagando le tasse, comportandomi in modo corretto all'interno della mia famiglia, nei confronti dei miei figli, di mio marito, dei miei colleghi di lavoro, e avere una concezione del bene che è diversa da quella di Giuliana o da quella di un altro, perché magari sono cattolica o sono protestante o sono buddista o sono musulmana, questo è il punto. Sì, ma giusto. Quindi etica. Proprio parlando di bene, il discorso di bene comune, per esempio. Il bene comune è quel bene su cui troviamo un consenso. Che potrà essere avere comportamenti corretti sul piano etico, sul piano individuale, ma sempre dagli altri. Se c'è un comportamento scorretto dal punto di vista penale, interviene lo Stato. Se c'è un comportamento scorretto dal punto di vista personale, non è una cosa, diciamo così, passiva, differente, è una cosa che mi costringe poi ad assumere comportamenti. Ma mi faccio un esempio concreto, perché forse non ci troviamo nella... cioè, un esempio relativo a questa distinzione. Cioè, la concezione della famiglia che fa l'etica? Stavo pensando, per fare un esempio, sul discorso etico, ho fatto, che so, faccio riferimento ad un testo di tanti anni fa, Etica per un figlio, scritto da Sabatelli, dove fa un discorso religioso. Sì, ma io sono d'accordo con lei, cioè io non voglio impoverire lo spazio pubblico. Allora sto pensando, la politica è vista solamente come il rispetto delle leggi, delle norme, dei principi, di tutte quelle cose che ho detto prima, oppure che io posso rispettare, rispettando anche, diciamo così, aspetti civili, penali, eccetera. Oppure, quando penso all'etica, penso anche alla necessità di avere, per dire, uno stimolo, un impegno rivolto così a un bene più ampio che va oltre il mio bene personale. Certo, ma non necessariamente questo vuol dire morale o religione, questo è il punto. Certo, sì. Ma scusi, la Carta dei diritti è piena di questo, la Costituzione italiana è piena, le leggi non sono mica soltanto delle norme astratte che dicono, le leggi sono fatte sulla base di principi e di valori. Se la legge che riguarda, non so, dalla legge sulla procreazione assistita, la legge al diritto di famiglia. Quando il diritto di famiglia a metà degli anni 70 ha riconosciuto alcuni diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio, quelli erano valori, principi, no? Cioè, lo spazio pubblico è e deve essere ricco di etica. Il problema è che sul bene comune. Allora, io le ho fatto una domanda, la concezione della famiglia per lei è etica o morale? Perché così ci capiamo di cosa parliamo. Se è etica, io non sono d'accordo. Se è morale, se quel modo di concepire la famiglia come in un certo modo deve necessariamente essere condiviso da tutti, ecco, io su questo ho delle perplessità. Penso che questo sia uno spazio di libertà, io ho dei doveri, penso. Mio coniuge, ho dei doveri verso i miei figli e ovviamente mi devo comportare in un certo modo, però io scelgo di sposarmi e non sposarmi, o di vivere nel modo in cui ritengo di vivere, ecco, questo non credo che debba riguardare lo Stato. Questo è il punto. Allora, se distinguiamo ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che è bene e ciò che è male, forse riusciamo a trovare un bene comune. Che è però il frutto di un consenso. Di un consenso non può essere, imposto in astratto. Cioè, oggi c'è un consenso che si può costruire intorno a determinati
valori che fra 10 anni è destinata a cambiare, cioè forse alcune definizioni anche che sono nella Costituzione sono, possono essere messe in discussione, viste. Cioè, tutto il mio ragionamento è assolutamente va nella direzione opposta rispetto a quella dell'impoverire lo spazio pubblico. Lo spazio pubblico è arricchito del contributo di tutti in maniera paritaria, credenti, non credenti e diversamente credenti. Questa è la laicità come equidistanza. Tutti discutiamo e diamo il nostro contributo alla definizione delle leggi, delle regole, dei principi che regolano il nostro vivere comune. E poi prendiamo una decisione. In questo senso io sono assolutamente d'accordo con lei. L'etica è parte dello spazio pubblico. La morale è una dimensione invece più personale, privata. Che io pensi che la salvezza della mia anima la posso ottenere andando in chiesa oppure praticando una preghiera 6 volte al giorno, che so io, e anche questo attiene alla mia personale scelta, su cui secondo me lo Stato non dovrebbe intervenire. Questo è il punto. Solo che poi l'etica che di volta in volta è scritta nella Carta Costituzionale di una Carta dei diritti è frutto di una mediazione tra le culture di un paese o di un caso dell'Unione Europea, e quando dice etica del lavoro o etica di come faccio io a stabilire qual è l'etica giusta in quel momento quella per tutti i cittadini, quindi devo fare il fede. Infatti quando verrà la Paciotti di là che si è insoddisfatta della Carta dei diritti perché è una mediazione per lei in basso rispetto certo, a però evidentemente è questo, no? Perché anche lì di nuovo se no chi stabilisce il bene e il male. Poi sono le scelte politiche, quelle proprio scelte politiche secondo me che indirizzano in una direzione piuttosto che in un'altra, per cui anche su, certo che lei dovrebbe fare parte di, però anche su quello bisogna sempre considerare le molteplici spinte, perché non esiste un'etica che può andare bene per tutti, se no i filosofi che hanno fatto nella storia dei secoli sono tutti lì a presentarci pensieri diversi. Certo, l'etica, cioè il compromesso, il risultato, il compromesso in senso alto che si trova certo in quel momento è il frutto di una mediazione, no? Che io appunto credo dovrebbe essere il più inclusiva possibile delle differenti, no? Cioè viviamo in un contesto di pluralismo morale, non tutti pensiamo che no, nello stesso modo rispetto alla salvezza della nostra anima, rispetto alla visione di una realtà trascendente, dell'esistenza insomma di una realtà trascendente, ci sono opinioni diverse su questo. Tutti devono contribuire a dare sostanza a questo spazio pubblico, il quale dovrebbe riconoscere a tutti una piena cittadinanza, sulla base di quel terzo lato della laicità che è il principio di uguaglianza. Dobbiamo trattare gli individui da uguali, non da diseguali. Trattiamoli anche un po' di là. No, io riguardo la fase con, cioè non sono informato tutti quanti, cioè vorrei proprio parlare molto semplicemente, anzi sono qui per chiedere informazioni, nel senso che proprio per arrivare nel pratico, per esempio, sul problema per esempio sull'aborto, sull'eutanasia, sul testamento biologico o meno. Le posizioni nei vari stati sono diverse. A livello europeo qui bisognerebbe trovare un punto comune. Trovando un punto bisognerebbe. Se si trovasse un punto comune, nel senso, volevo dire proprio questo, che era venuto fuori. Nella serata che io sono venuto, che era la seconda, era venuto a fare un discorso dove, per esempio, se si facesse una scelta su un referendum democratico su un tema, il relatore
si era difeso parlando del fatto che comunque se noi in maggioranza decidiamo, alla fine passa una scelta. Questo però va contro qualsiasi principio anche nel mio rispetto di situazioni di minorità. Quindi riguardo la difesa di questo, secondo me anche una questione di maggioranza di referendum non sarebbe un metodo esatto. Nella scelta per esempio fra l'eutanasia e l'aborto sono due posizioni totalmente diverse. Io come individuo, uno potrebbe porsi l'idea, posso scegliere se sono capace o meno di gestire un figlio o meno, anche in base a quale situazione più o meno in cui si è creata la situazione, perché sono delle situazioni veramente di disagio molto forte. E lì l'intervento, proprio perché si parlava anche dei diritti sociali e dell'intervento più mirato per poter essere per disabili, anche in una situazione del genere si dovrebbe essere un intervento molto forte. Nel caso in cui si desse la priorità al feto, nel senso che il feto comunque è in potenza, tra virgolette, se si riconosce questo diritto e si dice no in questo senso l'aborto, ci dovrebbe essere un certo tipo di intervento. Cioè la libertà individuale lì in quel momento è molto, ci dovrebbe essere, ci deve essere una posizione molto chiara, se un sì o un no, su cos'è che si dà priorità. Nello stesso momento, per l'eutanasia, anche lì nella posizione cattolica si parla più di un discorso di responsabilità sociale, quando invece attraverso il testamento biologico io rispetto come individuo le mie idee. Quindi a riguardo non so qual è la posizione, volevo proprio chiedere come la possono gestire, e capisco che c'è una situazione assolutamente difficile, è un impasto. Però io non sono informato proprio su questo, per cui non so le leggi e i diritti. Sono proprio qui per chiedervi come l'Europa come si pone riguardo a questo.